Adesso devo dire. Buonasera ancora una volta a tutti gli ascoltatori di Radio Renove. Siamo sempre in diretta dall'antico caffè Soriano in San Benedetto del Tronto. E piove. E piove. Governo ladro. Sempre. Perché il governo è ladro quando piove? Questo non lo so. Perché tutta quell'acqua doveva finire? Se non me la. La citazione te l'ho messa. Te l'ho messa sul piatto di Ferrini, come si chiama? Quelli della notte. No, ma c'era un motivo, io questo mi riferisco, c'era un motivo e il mio non sapere, la mia ignoranza era sul motivo della, proprio del detto che arriva ben prima di Ferrini e di quelli della notte. Lo potrà dire. C'era un altro detto importante con l'alluvione di Cerenda, no? Allora che si diceva? È importante, è sei. Noi non c'era. Io. Allora a barzelletta l'aneddoto era questo. Ma come si fa a togliere tutta quell'acqua? Ma molto semplice, basta prendere 4-5 ministri democristiani perché se mangiano come bevono. I democristiani non ci sono più, anche se moriremo tutti i democristiani. Esatto, i socialisti erano nati nella mangiatoia, come disse Beppe Grillo, che gli costò l'espulsione dalla RAI. Forse avevano fatto anche bene. I socialisti erano tutti cattolici, erano cristiani perché erano tanti come Cristo in una mangiatoia. E quindi questo gli valse la scomunica dalla RAI a Beppe Grillo. Ma questa è un'altra storia, era un altro Beppe Grillo che ci piaceva molto di più di quello di adesso. A me personalmente. Ma parliamo d'altro. Ma parliamo di Abruzzo questa sera a Cucina Capucinski, una puntata molto abruzzese, una puntata che ci sta piacendo anche tantissimo, come questo ottimo cerasuolo che ci ha portato Guido Strappelli. Allora, noi l'abbiamo provato con le pallotte caceova fatte dal maestro, quindi, maestro Ventresca. Quindi potete constatare benissimo che si è abbinato bene a questo. È la morte sua. È la vita sua. Sì, conosciamo un pochettino di più questo cerasuolo, cioè che è un cerasuolo superiore molto strutturato, non c'era sola 14 mezzo, ottenuto da naturalmente 200% con il Luciano. Lo vinifichiamo con delle uve mature, perché per avere questa gradazione deve essere abbastanza matura. Il cerasuolo era stato un pochettino, un vino così abbandonato, tanti produttori non credevano più a questo tipo di vino. Perché pensavano una volta il fatto di fare un cerasuolo rischiavano sempre quel bianco con le rosse per ottenere un vino cerasuolo. Ma perché non si fa così? No, assolutamente no. Il cerasuolo deve essere veramente fatto con le uve matriciane, anche con le migliori uve. E allora, diciamolo, la mia è una provocazione, io lo so come si fa il cerasuolo, l'ho scoperto non tantissimi anni fa, però ecco, adesso, prima pensavo che il cerasuolo fosse mischiare il bianco con il rosso, ma diciamolo a quegli ignoranti che ci seguono e che non sanno che cos'è Cucina Capucinski, come si fa il cerasuolo? No, assolutamente no. Bisogna monitorare anche la raccolta delle uve, quindi scegliere le uve migliori e fare di grande un cerasuolo. Questo è un cerasuolo fatto con la pigmentazione in bianco e in uve rosse, quindi vengono allontanate subito le minacce, quindi prende così questo colore, sono con il contatto tra molto di minacce. Allora, ripetiamo, per i pochi addetti che non sanno di niente di vino, l'uva rossa di Montepulciano, la migliore, fermentata in bianco. Viene fermentata in bianco, che significa? Vuol dire praticamente che prima della fermentazione non viene fermentato insieme con le bucce, quindi le bucce vengono allontanate subito nella prima pressatura. Quindi viene pressato e poi tolta la buccia. È tolta subito la buccia. E il vino rimane quel rosato? Sì, rimane quel rosato prima di tutto perché è stato fatto con delle uve abbastanza mature. Sì. E quindi questa pressatura soffice, cioè, diciamo, dà questo colore tenue, questo colore rosato al vino. Sì. E questa riscoperta del cerasuolo? Questa riscoperta del cerasuolo è sempre più in auge perché praticamente il cerasuolo è sempre più abbinato. Diciamo che è un vino versatile, qui si viene abbinato con la carne, con il pesce. Diciamo, ricordiamolo che oltre con le pallotte da caceova che abbiamo appena curato, che si sposa da Dio, è stato il cerasuolo, è il vino consigliato da tutti i grandi gourmet per la pizza. Sì, è l'unico vino che si abbina bene alla pizza. Ed è possibile ottenere un cerasuolo anche con una gradazione anche minore, diciamo, ecco, usando delle uve di natura. Infatti, una gradazione alcolica di 12 gradi e mezzo, 13 gradi
gradi e si abbina veramente molto bene nel pesce. Mentre questo vino qui, strutturalmente, quindi con la, analiticamente, con un vino rosso. Noi due mercoledì fa, perdonami Paolo, abbiamo parlato di Brodetto e non abbiamo bevuto un rosato perché il produttore era... era un Cerasuolo, perché il produttore ospite Simone Capecci, che salutiamo, è sì, naturalmente grande amico mio, saluta Simone che ci ascolta sempre, ci ascolta sempre. È naturalmente un produttore che non produce Cerasuolo, che è una sappia, ma noi infatti volevamo l'Aurora che ha messo sul mercato un Cerasuolo ultimamente, ma non molto valido, che non ha bevuto nessuno. Forse qualcosa sta provando Simone, sì, sta provando, speriamo, speriamo. ha provato e è riuscito con, abbiamo voluto degli ottimi vini, ci ha presentato in anteprima un pecorino fatto con curato sulle bucce e filtrato e non filtrato, è meraviglioso. Ma stasera abbiamo un vino altrettanto meraviglioso, e questo mi ha soltanto per ricordare la scorsa volta quando per dire che con il Brodetto alla Sardegna Estese, e che abbiamo assaggiato l'altra volta, il Cerasuolo ci sta da Dio. Diciamo che è una tradizione più, diciamo, teramana che più abruzzese che marchigiana. Sicuramente, no, io lo darei a lui il microfono, perché tra un po' parlerà. Parliamo anche del fatto che tutta una serie, nuovi vignaioli che stanno crescendo si identificano come cerasuolisti. Io so che c'è questo neologismo, no? Produttore di Cerasuolo, cerasuolisti. E quindi questa è una cosa che mi ha emozionato, perché sono giovani che hanno studiato, che cercano di mettere in pratica l'esperienza delle famiglie, insomma. È gente che viene a conoscenza del fatto che il Cerasuolo non si fa mischiando bianco e rosso. E allora che cavolo! Cosa strana! Poi il Montepulciano, ecco, forse è l'unico vitigno, uno degli unici vitigni che si adatta bene a fare Cerasuolo. E poi il Cerasuolo è stato, sono state fatte diverse prove, Cerasuolo migliore, Cerasuolo classico, è stato anche stigmatizzato, il risultato è veramente molto 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 valido. Molto valido. Noi siamo sponsorizzati come tutte le sere da Allianz, sì, e quindi ricordiamo. Ricorderemo a Giulia Re, che sta in onda tutte le sere, e lei lascia il posto all'insegna accesa perché sa di andare in diretta. Ma dopo aver ringraziato lo sponsor, ecco, visto che parliamo di Abruzzo, c'è da un po' di tempo questa parte una nuova iniziativa dell'Abruzzo, quindi vorrei dare la parola a Gianmarco Giovannelli, il presidente per eccellenza. Il presidente. E vorrei che ci raccontasse Open Day Abruzzo, quindi la prima esperienza che c'è stata, perché l'Abruzzo, caro Erminio, io sono stato al PTO, insomma, di Firenze, e sono stato appunto alla presentazione di questa nuova organizzazione di DMC, che oramai ha preso piede in Abruzzo e soprattutto ha prodotto questa prima grande, questo primo grande evento, l'Open Day Abruzzo, che adesso avrà due date, che si ripeteranno nel 2017, io non ricordo queste date, ma avremo occasione di raccontarle. Quindi te, in quanto caro, vediamo perché la radio in genere non siede, caro Gianmarco Giovannelli, presidente. In quanto presidente della DMC Adriatica. DMC, DMC. Esatto, DMC, che è Destination, è l'acronimo, usiamo parole importanti, è l'acronimo di Destination Management Company. Ah, la compagnia del management della destinazione. Parliamo la parola, perché se noi dobbiamo fare tra di noi, io sapevo che tu parli pure l'americano, l'inglese. Allora, Open Day Abruzzo. Gianmarco, tocca a te, voglio aprire il microfono. Allora, mi fa ridere perché io questi qua li vedo tutte le mattine. È vero, noi ci permettiamo. Io mi chiamo Gianmarco e questo mi chiama presidente. Il presidente. Noi nel 2008 abbiamo iniziato un'esperienza in Abruzzo cercando di porre le basi su una legge che dettasse le regole di una rivoluzione programmatica per quelle che erano le destinazioni italiane ed europee, che la domanda, diciamo, internazionale spesso e volentieri intercetta e geolocalizza in Abruzzo. Abbiamo abbozzato una norma che è diventata legge 11, cercando di implementare
devo dire con orgoglio, il professor Rubini è uno dei fondatori della Chirurgia Adriatica, nonché componente del CDA, cercando di dare un'opportunità diversa alla programmazione pubblico-privata per quelle che sono le programmazioni dei territori in coordinamento con gli enti locali e gli eventi per la promo-commercializzazione. Diciamo che dal 2008, con piacere, possiamo ammettere e prendere atto che una norma che abbiamo iniziato ad abbozzare con un governo di centrodestra è arrivata all'approvazione definitiva e all'unanimità con un governo di centrosinistra. Probabilmente è un dato importante nella geografia politica trasversale di qualsiasi regione, perché probabilmente è stata anche l'opportunità di saper fare lobby di un settore che probabilmente invece nel passato è stato un po' smaterializzato, sul quale sono state fatte invece tante politiche individuali che non portavano ad un risultato omogeneo. Chiaramente mi sono trovato di fronte ad una serie di opportunità, ma anche ad una serie di valutazioni rispetto al numero delle DMC che sono nate in Abruzzo, cioè 13. Con alcuni colleghi e anche con alcuni tecnici che tra l'altro oggi coordinano insieme a noi le DMC, uno dei pochi direi che merita la mia menzione, Claudio Ucci, che è una persona che con me ha condiviso tanti anni all'inizio anche della mia tra virgolette carriera associativa, che oggi insomma riesce a dare un impeto omogeneo per quelle che sono le caratterizzazioni più importanti e più richieste dalla domanda da alcuni anni a questa parte. Che cosa fa la DMC in termini pratici? Te lo stavo per chiedere. Bene, la DMC raccoglie le sollecitazioni di aziende e anche di enti pubblici locali geolocalizzate in un perimetro di comuni, i quali insieme condividono un progetto societario che è la SCRAL e i quali hanno un progetto pubblico-privato da portare avanti per la programmazione del territorio in termini turistici, per la identificazione delle destinazioni. Aspetta, nel frattempo che trovi, pensi mentalmente, per spiegarlo a non uno che no, ha detto no, SCRAL, aspetta, io... esatto, aspetta. Aspetta, nel frattempo che trova le parole semplici per spiegarlo a me, che ignorante come una talpa, sono uno scroll, ma per spiegarlo a me, ignorante, il nostro oste per farmi capire, un vino, per e farmi capire quello vino. Che fa la DMC, volevo Simone un attimo che ci presenta Nubile il piatto. Simone può fare qualsiasi cosa, sì. Questa sera, solo questa sera. Solo per questa grande sera. Allora, questa è una crepe con un cuore fondente di funghi porcini e mozzarella, servita su uno specchio di salsa fatta con sempre porcini e patate, aromatizzato timo e sale affumicato. Esatto. Molto piatto, diciamo che questo piatto devia un po' da quello che è l'argomento della serata, ma l'abbiamo fatto soltanto perché ci avevano avanzate le scarpelle che sono servite per fare il piatto principale, che è appunto il timballo. Il timballo alla timballo alla teramana. Perché noi a stasera, Cucina Capucinschi non buttiamo via niente. Di Cucina Capucinschi è come il porco, non si butta via niente. Nemmeno la coda. E nemmeno la coda, esatto. Si può dire tutto a questa trasmissione, tranne che sprechiamo la roba da mangiare. Assolutamente, assolutamente. O da bere. Ma non sia male, cioè, non anche sia perché detto. Bevete moderatamente, sì. Il fatto è che io bevo come un cosacco perché abito qui sopra al sesto piano. Esatto. Per cui non ho problemi a casa di guidare. Senza guidare. Ricordiamolo che da quest'anno a Cucina Capucinschi si può venire ad assaggiare i cibi che assaggiamo noi in trasmissione. Sì. Quanti volessero le cornie o le cornie che mangiamo noi, che degustiamo, volessero bere i vini d'autore come questa sera che Guido Strappelli ci ha portato il Nubile, che andremo tra un po' ad assaggiare, ecco, possono prenotarsi con un po' d'anticipo. Non abbiamo posti infiniti perché insomma i nostri menu sono sempre molto elaborati. Esatto. Non che il menu solito del Soriano sia insomma buttato lì, però buttato insomma, là. Il martedì c'è un menu speciale per la messa in onda. Ma questa DMC che fa?
DMC è una rete di imprese istituzionalizzata da una legge regionale, è l'incontro tra il pubblico e il privato, detto bene. E quindi? Certo. Io, chiedo scusa allo splendido Lino Strappelli. Marco, no. Io non posso mischiare, purtroppo. Quindi continuerò col Cerasuolo, che è il mio vino. Ti perdi qualcosa per perché eccellente. Questo dopo ne parliamo. È ma non riesco, che... non riesco. Va bene. Due dita. Un assaggio. Se un assaggio. Posso dormire qui a casa mia, se sto piano. Io abito qui a 10 metri. È un altro che può bere. Sì, è un altro che può bere senza guidare. Guardate. C'è un fatto importantissimo che va sottolineato. L'intervento di Guido Strappelli e l'intervento di Simone hanno dimostrato ancora una volta che l'Italia ha un futuro qui a tavola. È questo professore. Cioè la professionalità di uno Strappelli e di un Simone che ho conosciuto per la prima volta questa sera. Peccato che gli ascoltatori non possono provare queste straordinarie eccellenze, ma l'Italia è questa, non è la Germania, gli Stati Uniti, è in assoluto, questa in assoluto, che è fatta di eccellenze, di grande professionalità. Quindi cerchiamo di sottolinearlo soprattutto. Io ho avuto appunto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con il professor Rubini prima di andare in onda e abbiamo tutta una serie di argomenti molto interessanti che stanno venendo anche fuori molto bene questa sera, perché parleremo di gastronomia immobile oppure del futuro della gastronomia come insomma fusione. Però ecco, io vorrei tornare un attimo, perdonami Paolo, io non inizio a mangiare se non so quello che fa Gianmarco, il presidente. Gianmarco, che sia chiaro, allora, io voglio capire quello che fa la DMC, fa colazione tutte DMC, le mattine. Io sapevo che era un rapper, i DMC. No, Run DMC. Run DMC. No, allora io so che lui fa colazione tutte le mattine al Soriano, questo lo do per certo perché lo incontro. Esatto. Quindi, insomma, esatto. Non... Run DMC invece erano quelli che abbiamo cantavano con gli Aerosmith. Esatto. Ovvero... Ma e poi ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Prepara la regia perché dopo mettiamo Walk This Way. Run DMC. Noi negli anni 80 una canzone sola ascoltavamo, era questa qui, se non ce l'avete. Allora Gianmarco, che fa? Noi ci alziamo. Dillo a me ignorante. Allora, praticamente qual è stata una dei temi infelici della promozione italiana, soprattutto da quando l'Enit non ha coordinato in maniera omogenea la programmazione e la promocommercializzazione dei turismi italiani? Quella che abbiamo trovato 21 regioni che si sono rese autonome nel decidere di fare qualsiasi cosa senza un tema comune, senza un brand, senza un claim omogeneo che potesse dire questa è l'Italia, questa è l'Abruzzo, sono 21 regioni, andiamo avanti. In 20 anni abbiamo sperperato delle risorse assurde in relazione a quelle che potevano essere le peculiarità individuali di ogni territorio, ma non sono state cucite e probabilmente neanche imbastite in maniera coordinata, non solo nei territori dove esse stesse insistono, ma soprattutto in un pacchetto che poteva essere quello dell'Italia o quantomeno anche quello della regione di riferimento. Quindi abbiamo deciso di provare a scrivere una legge che portasse gli operatori a programmare simultaneamente per gli stessi obiettivi con il pubblico. Quindi abbiamo detto, se in Abruzzo c'è bisogno di implementare il mercato enogastronomico, che è uno dei primi mercati turistici mondiali, se c'è bisogno di studiare meglio la comunicazione e l'inserimento nei mercati del turismo culturale, che è il secondo mercato per cui gli uomini e le donne nel mondo si spostano, certo. Se c'è bisogno di muoversi per motivi, diciamo, di nicchia, come oggi c'è la crescita europea del bike, c'è la crescita europea del turismo accessibile, c'è l'incapacità e l'impreparazione, ma direi l'insensibilità di molti sindaci a preparare i territori in merito a questi temi,
noi abbiamo deciso di legiferarlo con una legge che tenesse legati gli interessi del pubblico a quelli del privato e viceversa, affinché nessuno dei due decidesse all'improvviso di fare una strada univoca senza avere un report sulle necessità e su quelle che sono invece le istanze della domanda. Ad esempio, abbiamo iniziato a fare dei lavori e dei censimenti per i temi principali del mercato turistico italiano ed europeo. L'enogastronomia è uno di quelli. Allora, io vorrei ricordare che l'Abruzzo negli ultimi anni è diventato leader europeo, direi mondiale, della qualità. Ora, cosa dico a loro e cosa ho cercato di sollecitare loro, perché spero di recuperare quella cattiva esperienza storica che i consorzi in Italia hanno conferito alle esperienze associative. Anche voi ne avete diverse, dove magari la risorsa impiegata ha dato un risultato meno impattante rispetto a quello che era l'obiettivo preposto. Massima spesa, minima resa. Perfetto. Io mi auguro che loro, come non è successo con la pelletteria, come non è successo con tanti altri settori leader che il professor Rubini mi ha insegnato e mi ha informato della loro esistenza nel fine 800, nei primi 900, i baghi da seta, il corallo, tante altre realtà che lui mi ha, ed è per questo che io vi ho indicato questa risorsa umana, antropologica, che ancora vive, grazie a Dio, e che comunque ha tanto da dire, certo, no, ma che ancora vive in termini di vitalità, certo, intellettuale. Io voglio dire questo: loro debbono avere l'intelligenza di non commettere gli errori del passato che altri settori hanno applicato autolesionandosi. Quando dici loro, a chi ti riferisci? Alle aziende enologhe, sì, e del comparto enogastronomico. Noi abbiamo oggi un'eccellenza di cui nessuno può rivendicare il primariato. Certo. Sono loro, la loro capacità, la loro abnegazione, il loro investimento, la loro passione e anche il loro coraggio, perché noi abbiamo combattuto e vinto i francesi, abbiamo combattuto e vinto tanti altri territori che nel mondo enogastronomico avevano una leadership, direi quasi conclamata, che non lasciava spazio a nuovi scenari. Noi da 10 anni siamo leader abruzzesi nel mondo dell'enogastronomia, con dati certi e con risultati coerenti alla crescita che loro stesso hanno espresso. Ora il loro brand deve diventare un marchio, perché noi solamente con i marchi di qualità omogenei e unitari possiamo sconfiggere la concorrenza internazionale. I competitor sono tanti e sono anche probabilmente prestigiosi, sono anche diciamo conclamati da un punto di vista di storia, ma la nostra crescita è stata immediata, inaspettata, probabilmente perché la loro tradizione era talmente arcaica e talmente operosa nel poterlo comunicare con i mezzi e con le consuetudini contemporanee solo negli ultimi 10 anni, e di questo oggi ne siamo fieri e ne andiamo veramente, cioè andiamo avanti per una strada che secondo me è sempre in salita, ma con risultati non indifferenti anche per quanto riguarda i fatturati che quel comparto esprime nel PIL della regione rispetto al mercato enogastronomico. Sicuramente è un settore che ancora tira molto e va bene, insomma, sì. Tanto che diceva Ucci alla BTO, tra i progetti futuribili c'è quello di, insomma, state pensando ad un Booking Abruzzo, insomma, un qualcosa di generale, è partito. No, Booking Abruzzo è partito con Open Day. Ma Open Day, torniamo su Open Day. Cos'è sì, questa voglio vetrina? Fare un passo indietro. Facciamo un passo indietro, sì. Ma il Booking Abruzzo è già l'obiettivo. Mm. Per noi non ci spaventa quello. L'Abruzzo ha fatto una crescita sulle destinazioni turistiche senza strumenti rispetto ad altre regioni. Noi abbiamo una regione che da 5, 6, 7 anni, ora non ricordo quando, comunque ha zero nel bilancio del turismo. Certo. Quindi come il nostro fondi investiti zero.
il nostro self made man che applichiamo nella programmazione turistica attraverso la concertazione delle organizzazioni, delle associazioni, dei consorzi, di questa legge che è la rivoluzione culturale della programmazione turistica italiana, perché è la prima regione in Italia che ho portato al sottosegretario Dorina Bianchi affinché diventasse procedura e protocollo italiano. Questa è una rivoluzione per cui noi abbiamo sconfitto anche la politica, perché da destra a sinistra siamo cresciuti e ci siamo attivati affinché Luciano D'Alfonso ha messo, ricordiamolo, presidente della regione Abruzzo, ha messo la prima risorsa finanziaria abbinata alle DMC in ordine ad un altro progetto di marketing che si chiama Open Day Abruzzo. Signori, tutto questo era Gianmarco Giovannelli ad esporci. Che poi riprenderà da Open Day Abruzzo a questo punto. Riprenderà da qui. Tutto questo era Cucina Cappuccinski. Dall'antico caffè Soriano. In diretta su Radio 9. Detto, noi sembra che siamo qui a mangiare, a bere, sì, a consovigliare. Sì, però io voglio sentire il professore sulle baghi da seta e sui coralli. Ci torniamo subito dopo la pausa musicale, perché tu devi assaggiare quella crespella. Io devo assaggiare quella crespella. E allora, noi l'abbiamo già assaggiata. Voi l'avete già assaggiata. Testimoniare che è buona. E allora Randy MC, Aerosmith. Musica.